Le eresie dei primi secoli del cristianesimo rappresentano una delle componenti più affascinanti e complesse della storia della Chiesa. Durante i primi quattro secoli, la Chiesa cristiana dovette affrontare diverse dottrine che si discostavano dall'ortodossia. E il termine eresia veniva utilizzato per designare quelle credenze e pratiche che erano considerate deviate dalla verità rivelata e dalla tradizione apostolica. Una delle prime e più pervasive eresie fu lo gnosticismo, un termine che copre una vasta gamma di movimenti e pensieri. Gli gnostici credevano che la salvezza fosse raggiunta attraverso una conoscenza segreta, gnosi, rivelata solo a un gruppo selezionato di persone. Questa conoscenza permetteva di trascendere il mondo materiale, considerato inferiore o malvagio, e di ritornare a una condizione divina o spirituale. Importanti figure gnostiche includono Valentino, Basilide, Eracleone. Il marcionismo, fondato da Marcione di Sinope nel II secolo, fu una forma specifica di gnosticismo che rifiutava completamente l'Antico Testamento. Marcione insegnava che il Dio dell'Antico Testamento, un Dio giustiziere e vendicativo, era distinto e inferiore al Dio del Nuovo Testamento, il Dio d'amore e di misericordia rivelato da Gesù Cristo. Marcione compilò un proprio canone delle Scritture, includendo solo una versione modificata del Vangelo di Luca e alcune epistole paoline, ritenendo che gli altri testi fossero stati contaminati dall'influenza ebraica. Il montanismo, nato nel II secolo, fu una delle prime eresie di tipo carismatico. Fondato da Montano, che affermava di essere il portavoce dello Spirito Santo, il movimento sottolineava la continuità della rivelazione profetica. Montano e le sue due profetesse, Priscilla e Massimilla, proclamavano la venuta imminente del Regno di Dio e promuovevano una rigida disciplina ascetica. Il movimento venne condannato per il suo eccessivo entusiasmo, la sua insistenza sulla nuova rivelazione e la sua indipendenza dalla gerarchia ecclesiastica. L'arianesimo, una delle eresie cristologiche più significative, fu avviato da Ario, un prete di Alessandria d'Egitto nel IV secolo. Ario sosteneva che il Figlio, Gesù Cristo, non era consustanziale al Padre, ma piuttosto una creatura superiore, creata prima dell'inizio del tempo, ma non eterna come il Padre. Questa dottrina negava la coeternità e la consustanzialità del Figlio con il Padre, minando il concetto di Trinità. L'arianesimo fu condannato dal Concilio di Nicea nel 325, che affermò la dottrina della consustanzialità del Figlio con il Padre nella formula del homoousios, della stessa sostanza. Il docetismo, un'eresia cristologica che emerge dal pensiero gnostico, sosteneva che Gesù Cristo non avesse un vero corpo umano, ma solo un'apparenza di corpo. Secondo i docetisti, Gesù non soffrì realmente sulla croce, poiché il suo corpo era illusorio. Questa dottrina minava il concetto dell'incarnazione e della passione, poiché se Cristo non avesse realmente sofferto e non fosse realmente morto, la redenzione dell'umanità sarebbe stata compromessa. Il sabellianismo, o modalismo, fu un'eresia trinitaria del III secolo associata a Sabellio. Questa dottrina insegnava che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non erano persone distinte all'interno della Trinità, ma piuttosto manifestazioni o modalità di un unico Dio. In altre parole, Dio si sarebbe rivelato come Padre nella creazione, come Figlio nella redenzione e come Spirito Santo nella santificazione, ma queste erano solo modalità diverse di un'unica sostanza divina. Il modalismo fu condannato perché negava la distinzione reale tra le persone della Trinità. Il pelagianesimo, sviluppato da Pelagio tra il III e IV secolo, rappresentava una sfida significativa alla dottrina del peccato originale e della grazia. Pelagio sosteneva che gli esseri umani nascono senza il peccato originale e che possiedono la capacità innata di scegliere il bene senza l'aiuto della grazia divina. Secondo Pelagio, la grazia di Dio facilitava la virtù, ma non era necessaria per compierla.
Questa dottrina fu condannata nel Concilio di Cartagine nel 411, perché riduceva la necessità della grazia divina per la salvezza e minimizzava gli effetti del peccato originale. Il donatismo, emerso nel IV secolo, fu una controversia riguardante la purezza della Chiesa e dei suoi ministri. Secondo i donatisti, la vera Chiesa era una società di santi, puri e perfetti. I donatisti sostenevano che i sacramenti amministrati da preti e vescovi che avevano commesso gravi peccati, come tradire la fede durante le persecuzioni, non erano validi. Questo movimento, fondato da Donato, si sviluppò principalmente in Nord Africa e portò a una lunga e violenta divisione all'interno della Chiesa. La Chiesa condannò il donatismo, affermando che la validità dei sacramenti non dipende dalla purezza morale del ministro, ma dalla grazia di Cristo. Il nestorianesimo, associato a Nestorio, patriarca di Costantinopoli nel V secolo, sosteneva che vi fossero due persone distinte in Cristo, una divina e una umana. Questo portò alla negazione del titolo di Theotokos, madre di Dio, per Maria, preferendo Christotokos, madre di Cristo. Il nestorianesimo fu condannato al Concilio di Efeso nel 431, che affermò l'unione ipostatica, cioè l'unità delle due nature, umana e divina, in una sola persona in Cristo. Il monofisismo, sviluppatosi come reazione al nestorianesimo, affermava che Cristo aveva una sola natura. La natura umana era assorbita da quella divina, che di fatto era l'unica presente in lui. Questa dottrina fu promossa da Eutiche e condannata al Concilio di Calcedonia nel 451, che stabilì che Cristo ha due nature, una divina e una umana, unite senza confusione, cambiamento, divisione o separazione. Le eresie dei primi secoli del cristianesimo hanno avuto un impatto profondo sulla formazione della dottrina cristiana e hanno portato allo sviluppo di importanti concetti teologici e alla definizione della fede. Attraverso i vari concili e le opere dei padri della Chiesa, la Chiesa cristiana ha cercato di affrontare e risolvere queste divergenze, stabilendo un corpus dottrinale che avrebbe guidato la fede cristiana nei secoli successivi.